da tutto e così via. Ecco, ora vediamo invece queste stesse cose così come le vedo io. E la volta scorsa abbiamo parlato del concetto di Gentilus e abbiamo visto come per Giovanni la croce è un luogo da cui legna, ma legna nel senso proprio non simbolico, ma nel senso reale, legna un re in cui la cui legalità è una legalità di servizio. E poiché Giovanni, attraverso una formula rivelatoria, viene fatto un figlio, cioè viene fatto discepolo della Chiesa, vedremo ovviamente quando parleremo della resurrezione, ecco che Giovanni diventa il prototipo, il testimone di questa, di questo discepolato, cioè un discepolato fondato sulla legalità intesa come servizio. Abbiamo visto anche qualcosa oggi, prima del 2014, potrebbe significare essere al servizio. Poi ancora ci siamo fermati sull'episodio delle vesti e abbiamo visto come le vesti, la visione sudale come ne abbiamo, sono un segno di natura anche questo profondamente simbolica. Quella veste di cui parla Giovanni nel linguaggio biblico dell'Antico Testamento indica la sacerdotalità, per cui quella croce che non è strumento di patibolo, quella croce che trova è anche altare, e quell'uomo crocifisso, oltre che essere un re, è anche un sacerdote. E quel Giovanni che sta di sotto diceva, quindi tutti i discepoli, ricevendo lo spirito, egli consegnò il suo spirito, ricevendo lo spirito di un sacerdote diventano, naturalmente quelli che accettano questo spirito, quelli che l'accolgono, diventano sacerdoti come sacerdoti. È il sacerdozio battesimale, e quindi la volta scorsa abbiamo parlato, oggi, nel 2014, a Caserta, un cristiano che vuole riscoprire il suo sacerdozio battesimale, cosa significa tutto questo? Questa sera parleremo dell'episodio di Maria sotto la croce, perché anche questo episodio è importantissimo. Proprio non solo per la figura di Maria, ma è importantissimo proprio per noi. E prima di parlare di questo episodio dobbiamo naturalmente dire una cosa. Perché Giovanni alla fine del primo secolo sente il bisogno di mettere in un modo così denso, così significativo la figura di Maria vicino alla croce di Gesù Cristo, quando però ci significa tutte quelle cose che abbiamo detto la volta scorsa? Secondo voi perché? Non lo siete mai visto? Perché Giovanni scrive alla fine del primo secolo, e alla fine del primo secolo il culto mariano già è profondamente radicato nella Chiesa. Tutte le Chiese praticano il culto, verso Maria. Ricordate in particolare che l'altra volta che nella casa di Macafano, nella casa di Pietro, si è trovata di un grafito Caine Maria, che si dice che i primi cristiani, quelli proprio del primo secolo, iniziarono tutti quando invocando, pregando con Maria. Poi basterebbe vedere quello che di Maria scrivono Matteo e Luca, perché i Vangeli sono espressione della fede vissuta dalla prima comunità cristiana. È chiaro, un Luca che descrive magnifica, un Matteo che parla della nascita di Gesù in quei tempi, è chiaro, sono persone che vivono la Chiesa in cui c'è un culto mariano. Ora, alla fine del primo secolo, quando questo culto si è bello radicato e diffuso, qual è il rischio? Che il culto di Maria venga confuso con il culto della Dea Madre. Perché in tutto il Mediterraneo uno dei culti fondamentali, anzi io direi il culto è il culto della Dea Madre, che era presso i greci, presso le popolazioni orientali, con questo diventa Artemide, quella Dea che veniva adorata a Efeso, il famoso tempio, no? Artemide, non c'è mica più l'Artemide dei greci, c'è quella grande Dea che è cacciatrice, che è una figura molto scura, molto legata ai culti cristiani. Invece l'Artemide di Efeso è legata proprio al culto della fecondità, al culto della maternità, al culto della vita. Ma quello che noi diciamo per il Mediterraneo, pensate alle figure di Astarte, alle figure di Iside nel panteone egiziano, ma se andate in tutto quanto il mondo, vedete che questa figura femminile,
Questa divinità femminile legata profondamente con il mistero della maternità e della vita è ovunque diffusa, dal Giappone, dove la divinità fondamentale è Amaterasu, che è la madre dell'imperatore e quindi di tutta la stirpe nipponica. Pensate che cos'è la figura di Durga nell'induismo. Intendete l'induismo, il vedismo, il brahmanismo, il jainismo, cioè tutte le religioni che parlavano all'induismo. C'è sta questa figura femminile Durga che è la dea madre. Altre volte viene chiamata Parvati e diventa la dea dell'amore, altre volte viene chiamata Kali ed è la dea della distruzione, perché nell'induismo la vita è il ciclo. E quindi se non c'è la distruzione non c'è lo stato di nascita, il ciclo si fa proprio perché nascita e la distruzione si alternano continuamente fra di loro. Tutto questo a chi è legato? Alla figura femminile. Durga, Parvati, Kali. Pensate a Tenzin, la dea madre degli Aztechi, quella non si chiama lì. Pachamama degli India, cioè dovunque andava, trovava questa divinità femminile. Quindi il rischio, dopo che Maria diventi una, si identifica con questa dea femminile della maternità, della vita, è grandissimo. E in parte è accaduto. Cioè, se lei prende i templi e si chiesa la chiesa italiana, se lei prende l'immagine della dea di X e si mette l'immagine di Maria, se lei prende le forme esterne, però la sostanza resta la stessa. Giovanni invece vuol far capire una cosa totalmente diversa. Qual è il culto vero, proprio io direi cristiano, voluto da Dio, dopo che bisogna rendere la prima Maria? Qual è la direzione di questo culto? Maria non è la divinità, ma Maria è l'esempio più fulgido, più splendente, più chiaro, più trasparente di che cosa può diventare l'uomo quando questo uomo si mette totalmente nelle mani di Dio. E quello che Maria stessa lo afferma quando dice odia e poi se vuoi legato con il corso, perché fece di me cose grandi non ne potente. E allora noi quando parleremo di Maria sotto la croce volevo parlare proprio in questo senso qui. Quali sono queste cose grandi che ha fatto in Maria non ne potente? Quindi c'è un onnipotente e c'è un luogo dove è privilegiato, dove agisce l'onnipotente, e questo luogo privilegiato è Maria. Quindi è chiaro che la diversa proprio impostazione di fondo, Maria appartiene all'ordine del creato, non all'ordine della divinità. Però nell'ambito dell'ordine del creato essa ha un significato denso, significativo, profondo. Ed è questo quello che Giovanni vuole farci scoprire presentandoci Maria vicino alla croce e con quelle parole che Gesù dice ecco tua madre, che in greco è ide o mater su, cioè vedi la madre tua, vedi però, come dicevo prima, non con gli occhi di carne della cultura, della storia, vedi con gli occhi di Dio, con gli occhi della teologia. E allora, fatto questo, è una prima premessa. Una seconda premessa è: se la figura di Maria sotto la croce è così importante, è così centrale, perché quel parato sta proprio vicino alla croce, cioè che non è significa solo una cosa geografica, cioè che una vicinanza di locale, ma quel parato ha un senso spirituale, cioè Maria è intimamente legata al mistero della croce. Se le cose stanno in questi termini, perché si non dice un regalo? Anche oggi il tribunale non crede che abbia una grande
È chiaro che i sinottici, e quindi i sinottici, come diceva Giuseppe, ne parlano all'inizio del Vangelo, dei Vangeli degli Infanzi, che invece di Giovanni non troviamo. Bene, detto questo, allora, diventiamo, entriamo proprio nell'argomento. E abbiamo detto che tutta la scena di Maria sotto la croce è spiegabile solo se noi leggiamo questo racconto in parallelo, in sinossi, con l'episodio di Cana. Allora io vi rileggo l'episodio di Cana. Siamo al capitolo 2 di Giovanni. Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitata alle nozze anche Gesù. Poi segue tutto quanto il racconto che abbiamo esaminato già varie volte, e alla fine il racconto si conclude. Questo a Cana di Galilea fu l'archè di ciò che Gesù dice, fu l'inizio, l'archè. A una festa di nozze c'era la madre e c'era anche Gesù. Che notate dunque che è una cosa piuttosto strana. Bravissima Trina, sia dal punto di vista teologico sia dal punto di vista storico, cioè ascolta la cultura dell'epoca, è assurdo nominare il personaggio di un più importante che è presente in un luogo dopo di uno che invece è meno importante. Gesù sicuramente è più importante di Maria. Perché l'hai nominata prima Maria? Perché senza Maria non ci sarebbe Gesù, nel senso. E lei prima, cioè, brava Trina, praticamente perché non perché Maria è più importante di Gesù, ma perché in quell'episodio con il quale inizia il Vangelo di Giovanni, praticamente, ma il personaggio fondamentale, il personaggio che viene proposto come attore principale e su cui focalizzare la nostra attenzione è Maria, non Gesù. Tant'è vero che poi se ci spostiamo sul Golgota, a che si rivolge per prima come Gesù? Prima Maria e poi Giovanni, eppure Giovanni rappresenta la Chiesa, Giovanni rappresenta i discepoli, Giovanni rappresenta i testimoni, Giovanni è il discepolo amato, quindi Giovanni è una figura di fondo nel Vangelo, eppure Gesù si rivolge prima a Maria e poi a Giovanni, il che teologicamente significa che il ruolo di Maria è, teologicamente parlando, è tutta un'altra cosa rispetto a quella di Giovanni. Allora capite, come a Cana Maria è centrale, così sul Golgota Maria diventa centrale. Aspetta, poi ci arriviamo. Come? Cioè, era la madre, quindi a chi si poteva rivolgere? No, era la madre di chi? Umanamente parlando. E poi dopo ci arrivo a questo, invece secondo degli evangelisti, ci arriviamo a quello che dici tu, dopo però, andiamoci per ordine. Allora, quindi Maria ha una sua importanza di fondo. Bene, il racconto di Cana che cos'è? Gesù cambia l'acqua in vino, che significa? Che Gesù è colui che cambia il Vecchio Testamento, la vecchia legge. La biostazoe, dai, la biostazoe trasforma l'acqua. Bravissimo, lei ha detto la stessa cosa, però tu in italiano lei è in modo comprensibile. Cioè, Gesù è colui che cambia la nostra natura di bios, cioè vita in senso biologico, in zoe, cioè in vita eterna, la vita di Dio. Quindi, se si sta parlando di vita che inizia, un tipo di vita quella che inizia, perché c'è un anche, il nostro pensiero a che cosa vuole? Alla creazione. A Cana c'è il compimento della creazione. La creazione non più secondo l'Adamà, secondo la Greta, ma la creazione secondo la creazione secondo Pneuma, cioè lo spirito. E guarda un po' dove là c'è sta Maria. Allora andiamoci a rileggere, se vogliamo capire qual è il senso di Maria, andiamo a leggere un po' Genesi, che è il libro fondamentale, è il fondamento di tutta la Bibbia, perché anche lì il racconto comincia con un Bereshit, in greco enarchè, anche lì c'è sta la parola archè,
Allora, in questa anche che cosa accade? Vi leggo solo alcuni brani, erano tutti da conto. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Maschio e femmina in ebraico è Ish e Isha, come se fosse l'uomo o la uoma. Cioè, proprio per significare che è la stessissima, identica persona, senza nessuna differenza, al maschile, Ish, al femminile, Isha. Poi il racconto continua, cioè, allora il Signore Dio plasmò l'uomo con la polvere del suo, e soffiò nelle sue radici un animo di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi continua avanti. Il Signore disse, non è bene che l'uomo sia solo, voglio fargli un aiuto che gli sia, che gli corrisponda. Veramente, il testo ebraico non dice un aiuto, perché se noi pensiamo alla donna come un aiuto dell'uomo, pensiamo alla donna come un appendice dell'uomo, ci sta questa bella figura centrale, e poi c'è da stare qualcuno che lo aiuti. Quindi, che poi questo aiuto potrebbe essere visto in tutti i modi, per esempio anche nel modo come intendere i musulmani, no? La donna sia per voi un terreno su cui andare a venire a vostro piacimento, oppure come intendere gli ebrei, quando gli ebrei la pizza di davanti a casa, ma l'uomo ebreo, la moglie, la prima cosa c'era la dai ieri, tu ce li lati, vieni amico. Il testo ebraico dice che Dio dice voglio fare un ezerkenetto. In ebraico ezerkenetto significa una che sta di fronte. Voglio farne una che gli sta di fronte, cioè non una che gli sta sopra, ma neanche una che gli sta sotto, neanche una che ci sta attraverso, praticamente. Voglio fargli una che gli stia di fronte, cioè la donna è l'immagine speculare dell'uomo. E finalmente il testo poi si conclude dicendo che Adamo viene anche se, e l'uomo che ha mosso moglie Eva, perché è la madre di tutti i viventi, e infatti in ebraico è uomo, significa la patrice, la genitrice. Sì. Ma anche nella traduzione dei 70 in greco ezer kenegdo significa speculare o significa invece poi aiuto? Non lo so, perché non lo so. Bisognerebbe vederla, però mi interessa che stia bravo. No, vabbè, chiaro, però penso. Allora, sentite una cosa. Qui noi abbiamo due racconti. All'inizio c'è stato un racconto di Dio che ha l'uomo come donna. Poi c'è stato un secondo racconto in cui ricomincia che Dio prese la polvere che andava, poi creava la cosa che c'era. Guardate, il secondo racconto, il primo racconto è più antico, appartiene alla tradizione proprio primitiva del mistero. Il secondo racconto è il racconto sacerdotale, cioè quando gli ebrei sono stati a Babilonia, da Babilonia ritornano poi in Israele, c'è stato tutto questo lavoro di recupero della tradizione. E quindi il secondo racconto è come un Targum, lo sapete che è un Targum, no? È la spiegazione di un Targum, è come la spiegazione teologica di quello che è stato affermato nel primo racconto. E allora che cosa notiamo noi in questo secondo racconto, cioè in questo Targum, in questa specie di Targum, in questa, diciamo, spiegazione dell'atto creativo di Dio? Uno, che Adamo viene fatto con la polvere, veramente in ebraico Adamastico significa creta. Quindi Adamo ha una consistenza cretacea e significa, cioè, che c'è stata materia resistente e da questa materia viene tratto Adamo. E Adamo diventa quindi un livello più evoluto della materia esistente. Questo Adamo viene a contatto con gli animali, con le piante, viene a contatto con il creato e così via, e da un nuovo, cioè praticamente gestisce. Da tutto questo si capisce che la creazione ha una sua autonomia, per cui è assurdo dove pensare che non ha proprio Dio, è colpa di Dio che ha fatto creare la voglia. La natura è creata, ha una sua autonomia evolutiva. E questo dovrebbe spiegare tante cose anche quando parliamo del male e così via. Comunque Adamo è una figura che si interpone tra la materia, che è stata creata da Dio, e sto Dio che guarda tutto quello che Adamo fa e dice una cosa. Top, che significa buono, idoneo allo scopo con cui è stato creato. Quindi Adamo, che nel creato vede gli animali, le piante, del nome, gestisce e così via, è una figura di tipo generazionale, del mediano, un mediatore. E chi è il mediatore per eccellenza?
Gesù Cristo. No, no, nella voce di Gesù. È il sacerdote, bravissimo. Quindi Adamo ha una vocazione, viene creato, e nell'Eden, cioè nel pensiero di Dio, ha una sua vocazione sacerdotale. Capite perché nella tradizione ebraico-cristiana il sacerdozio è solo esclusivamente maschile? Perché giustamente dico che è praticamente è una vocazione che appartiene ad Adamo, non ad Eva. È Adamo che ha questa nuova formazione. E giustamente quindi la Chiesa dice: non è solo motivazione di ordine teologico, sono solo esclusivamente motivazioni di ordine vocazionale. Per cui queste donne devono fare i preti, già ce ne stanno troppe di maschi, quindi mentre aggiungono anche le femmine sarebbe veramente una cosa drammatica, insomma. Quindi praticamente quello che è importante invece è di scoprire il sacerdozio battesimale di cui abbiamo parlato la volta scorsa. Quindi questo è Adamo. Arrivato a questo punto capita una cosa un po' strana, perché mentre fino a mo' tutto quello che Dio ha visto ha detto che era top, quando arriva ad Adamo che dice non è bene che le cose stiano così. Quindi chiaramente c'è in Adamo, così come è fatto con tutta la sua vocazione, la sua centralità, il suo stato evolutivo, c'è qualcosa che non va. Ed è che cosa? La mancanza della donna. Quindi ecco, c'è la creazione di Eva. Allora Eva, uno, non viene creata da una forma di materia bassa, ma venendo creata da Adamo, che cosa significa? Che già viene creata, appartiene sempre al creato, ma viene creata da una base più evoluta rispetto ad Adamo. Eva, Adamo dorme, viene fatta addormentare, perché? Perché in questo modo c'è Eva che sta solo ed esclusivamente con Dio. Quindi con buona pace di San Paolo, che dice in una sua lettera da bravo rabbino che l'uomo è immagine di Dio e la donna è immagine dell'uomo, Eva, che ha un rapporto diretto con Dio, non mediato attraverso Adamo, Eva è immagine di Dio pienamente, né più né meno di quanto è Adamo, perché Eva sta con Dio, che la prende per mano, e quindi che significa questo? C'è un rapporto non mediato, c'è un rapporto diretto. E viene portata da Adamo, che la riconosce, e praticamente la chiama Eva, che significa la madre dei viventi. Cioè, guardate che in Genesi Adamo non è mai detto il padre dei viventi. Sarà la teologia rabbinica successiva che vedrà in Adamo il capostipite di tutta l'umanità. Ma per la Bibbia, per Genesi, l'umanità fa riferimento a una madre, non a un padre. Che ci dice? Che nell'atto creativo di Dio è indispensabile una figura materna. Significa che nella struttura di Dio noi non sappiamo Dio chi è, ma che in Dio ci sta un elemento maschile e un elemento femminile. Se Adamo esprime l'elemento maschile di Dio, quindi c'è una sua sacerdotalità, in Eva come ci sta, che anch'essa è immagine di Dio, e se c'è un elemento, c'è quell'elemento femminile di Dio che la rende a sua volta espressione di una missione, di una vocazione, che è quella della. Di conseguenza la maternità è il sacerdozio femminile, dove la maternità si intende non la capacità di sfornare continuamente figli, in senso biologico, ma la maternità si intende l'atteggiamento di natura emotiva, di natura psicologica, di natura culturale, di natura affettiva, di natura. Cioè è veramente un mezzo di cui la donna è solo una sensibilità dispone per essere strumento salvifico di Dio. Capite che significa sacerdozio al mondo femminile? Che Adamo non ha. E allora ecco che la Chiesa dovrebbe ripensare tutta, perché se la donna, cioè, i bravi ogni tanto lo dicono la parola, poi non sanno tra queste parole in gesti profetici, cioè nella Chiesa si dovrebbe avere questo elemento maschile, perché io sono d'accordo che il sacerdozio ministeriale sia solo maschile, purché accanto a questo sacerdozio non venga evidenziato, sottolineato e reso visibile il sacerdozio di potere femminile, quello di potere legato alla vocazione, alla missione della donna, che viene espresso chiaramente da Gesù Cristo in Maria. Capite? Perché se c'è stato un primo atto creativo di Dio, l'inizio, l'archè dell'atto creativo di Dio, e perché questo atto sia possibile
è indispensabile una figura che si chiama Ewa. Capite perché, che cosa significa? Stava vicino alla croce. Siccome sulla croce c'è stato l'uomo nuovo, la nuova umanità, quella che non vive più secondo Dios, ma vive secondo Pneuma, secondo lo Spirito. Capite perché è indispensabile che ci sia una nuova Eva? Quindi Maria chi è? È la nuova Eva. Come c'è stato l'atto creativo secondo la materia e al centro ci sta Eva, c'è stato un atto creativo secondo lo Spirito e al centro ci sta Maria. Cominciate a capire qualche cosa della presenza di Maria sotto la croce. Quindi altro di quelle scene dove drammatiche, di pianto, trovate i dolori, 40 minuti, 70 momenti, 39 minuti e compagnia bene. Quella è la funzione proprio. La Chiesa può espressa tutte in queste forme devozionali, che non hanno nessun senso. E ha trasformato completamente, a me sembra che di vincere, e ha lasciato l'anzio. E la fatta di Maria, la Dea Madre, perché quando un giapponese, quando un indiano non va dalla sua Dea Madre, dietro delle grazie, dietro un aiuto, a fare degli atti di fila, a portare un'offerta che dovete così via. Ma Maria non è questa, è qualcosa di molto, molto in più. È chiaro, non so se sono riuscito a farmi capire. Quindi abbiamo visto il senso proprio generale di presenza, di fondo, no? Della presenza di Maria sotto la croce. Arrivato a questo punto, ora il testo ci dice che Maria viene affidata a Giovanni. Questa Maria, che sta tutto sta dentro, questo spirito così denso, viene affidata a Chiesa Lottella così. E tutto questo abbiamo parlato negli incontri precedenti. Però, giustamente, tutti i padri della Chiesa, tutti i padri della Chiesa sono i primi pensatori, quelli che hanno fatto il cristianesimo che conosciamo oggi, quelli che hanno fatto poi i concili ecumenici, i primi concili ecumenici. Bene, i padri della Chiesa, a cominciare da tipo come Epifanio, Atanasio, Crisostomo, Ignazio, tutti hanno visto in questo fatto che Maria viene affidata a Giovanni il fatto che Maria non aveva altri figli. Non avendo avuto altri figli, oltre dopo Gesù Cristo, significa che Maria è stata sempre vergine. E allora ecco, quando noi ci parliamo una cosa strana, in un testo tutto fondato su una missione, su una vocazione addirittura sacerdotale, che si parla di paternità, la prima cosa che i padri della Chiesa notano di Maria è la sua verginità perpetua, prima, durante e dopo il parto. Maria è la sempre vergine, tanto è vero che in tutta la tradizione della Chiesa Maria è sempre stata invocata in Oriente come la Iperagia Partene, la Santissima Vergine, e poi come Iperagia Teotoche, la Santissima Madre di Dio. Se vedete la parola in greco, viene invocata con tanti nomi, l'Olitrichia, cioè vuol dire che indica la via, viene detta la Panagia, cioè la tutta santa, destinato posto, la Signora dell'Universo, però i titoli fondamentali che trovate nella liturgia, nelle icone, nelle chiese, sono questi due qui. Ma se voi andate in Occidente, con i cattolici, i latini, diciamo così, Maria è sempre stata chiamata sempre Virgo e Santa Vergine, cioè sempre Vergine e Santa Madre. Perché quello che sembra che Giovanni accenna dicendo che Maria non è stata la divina, è sempre Vergine, quello che i padri della Chiesa, i concili, tutta la tradizione in Oriente, in Occidente, pensate addirittura ai protestanti, no? Il Lutero però già protestante, il Lutero che è già rotto con la Chiesa, ha scritto un libro bellissimo a Maria, un commento una magnifica, aveva una profonda venerazione per la madre del Signore, come la chiamava lui. Poi veramente negli atteggiamenti di paura psicologica che c'è stata tra cattolicesimo e protestantesimo, tutto quello che veniva dai cattolici era considerato tabù dai protestanti, per cui si sono sempre allontanati da questa figura di Maria, perché era puzzava di cattolicesimo, così come i cattolici una volta si sono allontanati dalla Bibbia perché puzzava di protestantesimo. Bene, se in un testo tutto fondato sulla paternità di Maria, la prima cosa che i padri della Chiesa, i concili, poi hanno capito è quella della verginità, che c'è azienda questa verginità con la maternità? Perché guardate, quando la Chiesa non ci ha parlato di verginità di Maria, ce l'ha parlato sempre in termini morali o addirittura moralistici. Verginità è sempre stata presentata come uno stato di vita superiore, come un matrimonio.
la vera di una cristiana dire che è una vergine, se proprio proprio non esiste delle sposate, ricordatevi i camicioni che si usavano un tempo lunghi con un buco, e dunque la moglie stava così e diceva non lo fa per piacere mio ma per dare un figlio a Dio, e quindi praticamente tutta la morale sessuofobica, l'esaltazione della verginità, insomma, in tutti e due i sensi, le mogli che si volevano fare un bide, sai, una patata, cioè praticamente perché devono ancora questi atteggiamenti che era sentato il fanatismo, insomma. La follia, sarebbe. La follia, no, è bene, io ho detto no. No, io ti lascio. Quando concedete che si fanno la base, non la va completamente, se non fanno fare un musulmano, guardate che come si fanno un pane nelle musulmane. C'è che vale la domanda. Perché parlando di maternità la Chiesa sottolinea come prima cosa la verginità di Maria? Ma quella c'è, cioè, il senso vero, non quello là poi ridicolo. Cioè qual è il senso vero di questa verginità? Guardate, Maria veramente era vergine, ma la verginità corporea era segno, è segno di un'altra, di che cosa? Del servizio, cioè del essersi prestato completamente a Dio, senza dubbi. Aver accettato senza pietà, era una figura, era piena di grazia, quindi era piena di Dio, quindi non poteva essere sporcarsi, ma no, perché va bene, perché come non ha detto tu sei sporco, no. Quante volte ti sporchi, quante volte sporcarsi con il pane di questo mondo, no? E che c'ha sei cane, non fisicamente, non fisicamente, senso quello che ha detto, cioè praticamente no, la leggibilità di Maria è totale disponibilità a Dio. Ma non è una disponibilità fisica. La totale disponibilità a Dio. È la totale. Che cos'è la totale disponibilità? È fare della propria vita un foglio bianco su cui Dio può scrivere dall'inizio alla fine. Se ognuno di voi si presenta con un foglio e su questo foglio dice se dà quattro parole, tu viene tre parole, chi le dà mezza pagina. È chiaro che nella sua parte, sul suo foglio, Dio potrà scrivere solo metà foglio, perché l'altra metà è occupata dalle sue parole. Se lui sul suo foglio deve scritto sette parole, Dio può scrivere tutto due foglio, tranne quel libro dove ci stanno le sue sette parole, perché sarà occupato dalle sue, non da quelle. Maria è quella che ha rinunciato totalmente a tutto. E vi faccio un esempio di Maria, come diceva giustamente Isabella, no, come ti chiami? Sì, Isabella dice che Maria nel Vangelo di Luca è detta la checaritomene, di grazia. Checaritomene è un titolo che la lega direttamente a Dio. Checaritomene significa, per carità, significa fare grazia. Caritomene è un participio passato passivo, quindi colei che ha ricevuto grazia. Il che è un rafforzativo, colei che ha ricevuto grazia su grazia, colei che è stata totalmente riempita dalla grazia. E tutto questo prima che Gesù venga addirittura concepito, prima che lei dica sì. Quindi tua Maria è una che viene vista dal Padre, che manda l'angelo Gabriele, come una che è totalmente riempita dalla grazia di Dio, ma prima ancora che ci sia Gesù storico. Quindi Maria è una che si trova in un rapporto unico con Dio, perché nessun uomo può essere riempito, tutti possiamo avere grazie in Gesù Cristo, Maria prima di Gesù Cristo, quindi è una che è stata totalmente scelta. È il senso dell'Immacolata Concezione di Bernadette. È che la Chiesa parla del nome Immacolata. No, di che quello che Bernadette poi nel senso. Precisamente, però a lui piace tutto il Vangelo. Ah, certo. E quindi praticamente il Vangelo è la che caritomene, che la pone in una posizione unica del mondo di Padre. Matteo nel suo Vangelo la presenta nella figura della bambina. Ricordate il Vangelo di Pazza di Matteo. Maria è colei che è detta la madre del mondo della Signore. E se voi leggete l'inizio di questa maggiore, vedete che continuamente il bambino e sua madre, l'angelo parla a Giuseppe, prende il bambino e sua madre, Giuseppe prese il bambino e sua madre portò in Egitto, poi la parla in Egitto, allora prese il bambino e sua madre, cioè questo continuo ritornello, continuo con il bambino e sua madre, che ce l'ha capito? Che quel bambino è inscindibile da quella madre. Ma siccome quel bambino, da Erode è definito tutto il re, dai magi è definito tutto il re,
re, da Matteo definito tutto il re, perché non aveva il nuovo re di Israele, allora il numero otto, pensate che quello era il re, tu muovo faccino, allora immagino, tramite quello era il re, c'è questo termine, il re, continuamente torna. E allora ecco che quel bambino, già come bambino, è il re, immagino gli offrono l'oro, l'incenso e così via. Allora se il bambino ha una madre ed è che è inscindibile, è inseparabile da lui, e se questo bambino è il re, la madre chi sarà? È la regina madre. E allora per me questo non ci dice niente. Ma a un ebreo, Matteo, un ebreo che scrive per ebrei, la figura della Gebirà è una figura ben precisa. Perché? Gebirà è l'unico titolo fornito di un potere reale che la donna poteva avere nella cultura ebraica. Sicuramente ci stanno i titoli di regina, principessa, tua figlia di Leve, ma erano solo titoli onorifici. L'unica figura femminile che aveva un potere politico reale, cioè poteva gestire le cose, ma era la madre del re, la Gebirà. Se voi leggete nel libro di Saulo, vedete che Salomone a un certo punto incontra la madre, Bezzabea, che è la regina madre, e Salomone, lui il re, si inchina davanti alla regina e dice: madre, che cosa io posso mai negarti? Per cui poi ecco che nella teologia la Gebirà chi è colei alla quale nulla può essere negato. E Maria la Gebirà, quindi è l'onnipotente per grazia, nel momento stesso in cui Gesù è nato. Questa donna dopo che la Gebirà è il dovere, questa donna che la Gebirà, questa donna dopo che quando Elisabetta la vede dice: ma che devo che la madre del mio Signore? Elisabetta, piena di Spirito Santo, già la proclama 300 anni prima di Efeso, Teotokos, madre di Dio. E lei, Maria, non rifiuta questo titolo, lo accetta e canta il Magnificat, dove dice: grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente. Tutte le generazioni mi chiameranno Macarie, beata. E allora capite che la prima beatitudine del Vangelo non è beatitudine di Spirito di Matteo. La prima beatitudine del Vangelo non è quella di Giovanni, beati quelli che credono senza aver visto. Ma la prima beatitudine è quella che proclama Macarie nel Magnifica, dove Macaria significa uno che è intimamente felice perché ha scoperto di essere in totale sintonia con Dio, perché ha scoperto. Quindi Maria è la terra che è riuscita a eliminare ogni sasso, ogni spina, ogni rogo, e che quindi è capace di fruttare con un 100%. Ma ricordate la parabola evangelica, ricordate la figura di Ruth che di cui vi ho parlato la volta scorsa, abbiamo detto che si era fatto piccolo. Maria è quella che si è fatto totalmente piccola per essere totalmente piena di Dio. Capite chi è quella donna che sta sotto la croce? Capite chi è quella donna che sotto la croce non dice una parola, accetta tutto quello che viene dal mondo a Dio? È una che si porta con sé tutto questo tipo di roba. Se fosse stato uno di noi, altro che poteva pretendere, ecco, come di avere, essendo la che carico me, essendo la Gebirà, essendo la Macaria, essendo la Teotokos, ecco, come non dice assolutamente nulla. Capite allora che cosa significa quando Gesù si rivolge a lei e dice: tu sei madre, ma madre non più secondo la carne, c'è una che fa un figlio, ma sei madre secondo lo spirito, uno che partorì. Mentre a Nazareth c'è stata la prima annunciazione, che è stata un'annunciazione voluta direttamente da Dio, il quale attraverso un angelo, Gabriele, annuncia a Maria che sarà madre, e Maria diventa tutto quel popolo di roba. Sotto la croce abbiamo una seconda annunciazione. Questa volta non è più un angelo, ma è Dio in persona, Gesù Cristo, che annuncia una maternità. E questa maternità non è per un solo individuo, l'uomo Gesù, ma per il Christus Totus, e tutta la Chiesa, e tutti. E allora ecco che quella croce, che la volta scorsa abbiamo detto è un trono da cui regna un re, quella croce che abbiamo detto è un altare, un tempio in cui c'è stato un nuovo sacerdote, questa croce, questa sera con Maria diventa una culla in cui nasce ognuno che dove è nato, che c'ha Zoe, c'è ognuno che nasce secondo lo spirito, ognuno che c'ha la vita dove eterna. Capite perché Dante, che era un profondo teologo, prima di ancora che essere un poeta, scrive che chi vuole qualche cosa da Dio e non si rivolge a Maria è uno che vuol volare senza avere le ali?
Capite che cosa intendeva il poeta quando scriveva queste cose? Cioè Maria da Giovanni è presentata in termini proprio veramente come colei che ci fa riscoprire che cosa significa appartenere a Gesù Cristo. Quando noi diciamo da sempre Vergine Maria, io ho parlato della verginità e ho parlato della paternità, e queste due cose abbiamo legato tutto insieme. Che significa dire Maria Vergine? Avendo detto tutto questo po' di parole, che significa dire Maria Vergine? Venerare Maria Vergine? Significa attestare il primato assoluto di Dio nella storia della salvezza. Perché se Maria è colei in cui Dio ha operato grandi cose, e Maria è diventata la figlia di Domenica, poi la madre di Dio, arriva la culla dell'umanità, la Novena, e così via, è chiaro che chi ha operato tutto questo in Maria chi è? Nessuno, sicuramente Dio. Cioè Maria è veramente quella che si è spogliata di tutto perché fosse completamente piena di Dio. Capite che se uno non si arricchisce, non si annulla, chi non prende la sua croce non è degno di me, non può essere riempito totalmente di Dio. Fin quando ognuno di noi conserva una parte di sé che è solo ed esclusivamente sua, chiusa anche a Dio, è chiaro che Dio in quella parte lì non ci potrà entrare. Maria tutto questo non c'è. Capite quindi per l'importanza di Maria. Quando io dico prego Maria Vergine, sotto tu presidio o Santa Madre della Santa Madre di Dio, sempre Virgo Maria, io che faccio? Che dico? Dico che quell'uomo che noi veneriamo, adoriamo come Dio, è un Dio che scese e si è fatto uomo. Che significa la virginità di Maria? Perché se Maria non ci stesse Maria sotto la croce, se Maria non fosse vergine, Gesù sarebbe un uomo che si fa a Dio, e gli uomini che si fanno a Dio non portano salvezza. Gli uomini che si fanno a Dio portano solo problemi senza punto e fine, come sappiamo bene anche noi italiani. È solo un Dio che si fa uomo che porta salvezza. La vergine di Maria è segno di un Dio che si fa uomo, non di un uomo che si fa a Dio. Capite? Non so se sono riuscito a farvi capire, insomma. È chiaro il discorso. Volevo leggere un brano di Isaia, che pure è molto bello a riguardo, il quale dice due cose. Siamo al capitolo 26, quindi è proprio Isaia, il primo Isaia. Come una donna incinta che sta per partorire si contorce e grida nei dolori, così siamo stati noi di fronte a te, Signore. Abbiamo concepito, abbiamo sentito i dolori, quasi dovessimo partorire, ma era solo vento. Non abbiamo portato salvezza alla terra e non sono nati abitanti del mondo nuovo. Tutti noi siamo come una trecheggia alla donna incinta. Tutti, nel senso, tutti quelli che hanno un'ideologia, tutti quelli che hanno una religione, tutti quelli che hanno un'etica, tutti quelli che hanno dei punti di riferimento di tempo umano, che presumono di portare salvezza all'umanità, da Isaia vengono paragonati come a delle donne incinte che sono incinte, hanno la pancia, si conoscono i dolori, hanno il parto, poi partoriscono e fanno un colpo di vento, non fanno niente, non nasce nulla. E guardate che la storia non ce l'insegna, è vero tutto questo. Maria è colei che invece ha generato la partorita prima a Betlem secondo la carne, poi sul Golgota secondo lo spirito, e non ha partorito vento, ma ha partorito come Gesù Cristo. E allora ognuno di noi che veramente vuole venerare Maria, oltre a fare delle cose tipo come le novene, i fiori, le candele, eccetera, le adorazioni, eccetera, eccetera, se le piacciono, le vanno pure a fare queste cose sbagliate, non solo, no? Ma uno che veramente vuole venerare Maria, che dovrebbe fare? Cioè, farsi dire, ma soprattutto generare il Cristo, e questo si può fare solo evangelizzando anzitutto noi stessi e poi evangelizzando quelle che abbiamo intorno. Se noi entriamo in questa dimensione, mente, spirito, cuore, cioè generare il Cristo intorno a noi, il culto mariano diventa lì, si diventare sempre un culto di Dio. Volevo concludere perché poi dicendo, io mi veniva questa considerazione in testa,
se la nostra meta finale è dunque Dio, perché se stiamo qui tutti quanti non ci poniamo di questo problema, se l'unico treno per arrivare a sta meta, no, chi è l'unico treno che ci porta? È Gesù Cristo. È Gesù Cristo. È chiaro che il treno è una cosa, un oggetto che parte e che passa, però corre. Allora tu o sei capace di saltarci l'uomo a questo treno di miliardi, allora arrivi a quella meta, oppure sul treno tu non giampa e ti futti. Così si sta stretto. È chiaro, è in modo lo però, però è anche vero che questo treno passa più di una volta. Tutti i giorni. Tutti i giorni, la speranza ci vuole, c'è la e che è la conversione, cioè, e allora la mia che cosa sta? La strada di diciamo che è la strada, se con Gesù Cristo il treno che ci porta a Dio, Maria è l'unica stazione proprio che mi piace il treno, è chiaro. Quindi andare da Maria significa sia per gli autori che ci portano dove da Dio. Ok? Va bene, noi ci fermiamo qui questa sera.